Ciao, mi chiamo Roberto Dellicarri. Sono un insegnante professionista di tecnica vocale. Mi occupo per lo più di stili di canto contemporaneo. Sono l'autore del libro iMix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro disponibile su Amazon. E sono uno dei master teacher dell'Institute for Vocal Advancement, o IVA, un'organizzazione internazionale che si occupa di formare insegnanti di canto sparsi in tutto il mondo. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti, ma un po' mi vergogno, ecco perché sorrido. Però in realtà non ho mai smesso di leggere i vostri messaggi e anzi io colgo l'occasione per ringraziarvi per tutto l'affetto ricevuto nel frattempo. Grazie per il vostro incoraggiamento a non smettere e grazie per le vostre richieste. Ho sempre davvero un debito di gratitudine nei vostri confronti e in modo particolare nei confronti dei fan di Dimash. E quindi vorrei ripartire proprio da lui, sperando che a voi faccia piacere questa cosa qui. E vorrei reagire ed analizzare proprio l'ultimo video in ordine cronologico presente sul canale di Dimash. E il titolo mi ha molto incuriosito, sia perché lo trovo impossibile da pronunciare, cara qualcosa. Ma soprattutto perché, essendo proprio l'ultimo video, volevo vedere un pochettino cosa c'era di nuovo. Pronti, partenza via? Cominciamo! Molto 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 bello. Lui qui inizia il registro di testa pura, in pianissimo, con molta aria tra le corde e specialmente nel primo attacco. Bello, con un filo di voce. E non so se dipenda magari dalla pronuncia della lingua, che suppongo sia araba, e che presuppone quindi questo aspirato, o se magari voglia intenzionalmente creare l'effetto di un sussurro delicato, o magari entrambe le cose, non lo so. Ma in ogni caso, per me vale da subito la pena notare, sin dalle prime battute, la sua grande capacità di controllo dell'attacco della frase. E quando si usa un suono aspirato, non è mai tanto semplice, non è sempre scontato che si riesca a mantenere l'intonazione. Difatti spesso questo effetto tende a stimolare la velocità con cui l'aria va a toccare le corde vocali e talvolta si tende ad aumentare la velocità e quindi anche a far crescere l'intonazione per via della velocità con cui l'aria tende ad uscire. E sostanzialmente si corre il rischio di cantare un po' crescenti. Non so a quanti di voi sia capitato di provare a cantare con più aria
e di andare su con l'intonazione e di doverla poi controllare in corsa. E invece lui è sempre molto molto preciso, perché nonostante il suono aspirato riesce a mantenere la velocità del flusso del fiato costante, e facendo vibrare le corde vocali giusto appena, con la giusta intonazione, con la giusta intensità. E poi qui, più avanti, e poi qui in questi fraseggi, ci sono queste belle fioriture, questi belli abbellimenti, sicuramente di matrice araba, che in Italia troviamo molto molto spesso nella musica napoletana, ma mi viene da pensare anche al flamenco in Spagna. E qui voglio farvelo rivedere, qui dove scuote la testa per enfatizzare questo rapidissimo movimento tra le note, e queste fioriture, già lo dissi in un altro video, sono chiamate in gergo musicale mordente, e sono molto molto belle. Bel contrasto qui. Bello. Molto molto bello. Fin qui mi piace molto il gusto con cui sta gestendo l'intensità delle frasi, sia quando le attacca in pianissimo che quando le va a smorzare, quando le va a chiudere sfumandole in pianissimo. E lui è sempre molto molto bravo nel partire piccolo e nel ritornare piccolo. Non fa tarara, tararara, ma tarara, tarara. È un po' l'effetto che crea l'accensione o lo spegnimento graduale di una luce. Non è qualcosa di brusco. O si può pensare magari all'immagine che mi viene in mente, è quella del sole che sorge con gradualità e che tramonta e si sfuma con la stessa gradualità nella notte. Insomma, sono accorgimenti vocali e musicali che denotano grande raffinatezza. Qui ora l'intensità della musica cresce e lui passa dalla dinamica in piano a quella più forte, creando un bel contrasto tra i registri. E torna piccolo qua. Molto 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 bello. Lui qui in queste frasi è cresciuto a livello di dinamiche e ha utilizzato il forte per passare poi dall'approccio più mascolino a quello più etereo della parte iniziale, mescolando le due cose, mescolando da una parte la forza e dall'altra
la dolcezza, che sono due qualità che nella sua voce in modo particolare si sposano così meravigliosamente bene. E ora va nel fortissimo, con la laringe più bassa. Bellissimo. Bello, voglio sentire questo passaggio. Bello, questo passaggio armonico, questo accordo molto molto bello. Rimane sospeso. Approximately 10 hours later. Sì, in pratica fa questo passaggio da fa a re quinta aumentata per poi andare su questa corda di mi bemolle settima maggiore. Molto molto bello, interessante. Per esempio quel passaggio in falsetto che esprime dramma. Ancora una volta questo ritornello ripetuto. E una cosa che è interessante nell'altro è come lui crei questo contrasto tra pienezza e leggerezza, ma la cosa bella è che lo fa con intelligenza musicale e con il gusto che lo contraddistingue, perché durante gli accordi maggiori, come per esempio questo si bemolle, lui aumenta e va nel forte, però poi che succede? Su questi accordi minori o diminuiti che esprimono tristezza, malinconia, vado a smorzare il suono, quindi crea pienezza e consistenza e forza e decisione sugli accordi maggiori che esprimono questo musicalmente, e va a fare l'opposto negli accordi invece che esprimono tristezza, malinconia, da meno corpo. E quindi diciamo che per completare il pensiero forse vale la pena notare come sostanzialmente la voce, la melodia e l'armonia si muovono sempre assieme, danzano sempre all'unisono, e questo denota ancora una volta intelligenza musicale, nulla è lasciato al caso. E ritorna su quel suono piccolo. Bellissima la sua voce di testa pura, delicata, molto 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 bella. Wow, bellissimo. Come sempre Dimash
è un fuoriclasse. E qui le cose che mi piacciono è che lui non ha bisogno di dimostrare di esserlo andando nei sovracuti, semplicemente controllando con grande gusto e raffinatezza le note gravi e medie della sua estensione e facendolo con grande gusto e raffinatezza. Questa canzone è fortemente malinconica. Io non ho ancora letto il messaggio, il testo, ma mi suona un po' come una sorta di addio, o magari come una sorta di preghiera in cui a volte chiede con forza qualcosa quando usa le dinamiche in forte, ma dall'altra riconosce la sua umanità, la sua piccolezza, con umiltà, andando a smorzare i suoni nelle dinamiche in piano. E quindi io le impressioni che porto a casa da insegnante di canto, ma da cantante, è l'importanza che ha da una parte sapere enfatizzare i contrasti e dall'altra la capacità anche di riuscire a sfumarli. E l'altra cosa che vale anche la pena sottolineare è che se si ascolta con attenzione Dimash, forse anche se lo si osserva con altrettanta attenzione, è abbastanza difficile rimanere distaccati, perché lui è così coinvolto in quello che fa. Lui canta quello che vive e vive quello che canta. E diciamo che riesce a trasferire queste emozioni in maniera autentica, senza filtri, e le regala al suo pubblico. E lo fa sia vocalmente, utilizzando i giusti effetti vocali, che con il linguaggio del corpo. Qui, rispetto ad altre volte in cui l'ho visto, è rimasto seduto. Ed è stato molto minimalista nei movimenti, con un approccio intimo, composto, quasi forse rispettoso. È come se volesse comunicare una sorta di nostalgia o di dolore, di tristezza, ma senza ostentarla, in maniera rispettosa. Mi è piaciuto, mi ha colpito questa cosa qua. Ok, fine del video. Io vi ringrazio tanto per la vostra attenzione, spero che questo video sia stato in qualche modo d'aiuto o di vostro interesse, di vostro gradimento, e spero che vi abbia magari fornito qualche spunto di riflessione in aggiunta alle vostre impressioni su questo bel brano. Mi farebbe tanto piacere se poteste lasciarmi un like su questo video, se poteste condividerlo o se poteste iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Prometto questa volta sarò più regolare. E vi ricordo che se volete allenarvi con me potete farlo andando sul sito internet robertodellicarri.com. Io insegno online in lingua italiana e inglese, quindi possiamo allenarci assieme se lo desiderate. Bene, vi ringrazio ancora, ci vediamo presto, promesso. Ciao ciao da Roberto Dellicarri.